Ragazze, oggi nuovo video, questo è il video sui regali di Natale. Oggi è il giorno, 27. 27, abbiamo qui anche un aiutante. Dammi se non ti svegli. Faccio vedere quello che ho ricevuto. Questo Natale è stato un Natale molto proficuo. E niente, iniziamo subito, così poi rimetto a posto tutte le cose. Inizio dalle mie cugine, no, le mie amiche. Tu per ultimo. Le mie amiche mi hanno regalato, una mia amica ha fatto i tozzetti, che quelli già li ho mangiati, quindi non vi posso far vedere, però erano molto buoni. Un'altra mia amica da Tiger mi ha preso questa, la mascherina per dormire, che è troppo carina. Non l'ho ancora usata, è morbidissima poi, quindi se vi interessa da Tiger le vendono. E un'altra mia amica invece ha fatto lei con, non so come si chiama questo materiale, che è tipo ferro, degli anellini bellissimi, questo viola e poi quest'altro che ancora non ho usato, se riesco a tirarlo fuori, questo qui blu con la pietra, molto carino, quindi questi due. E basta. Sì, un'altra mia amica mi ha regalato un l'Arbre Magique della Thun per la macchina, Porta perché via la macchina. Che ah, le chiavi della macchina non ce l'ho dietro, ce l'ho di là. porta via da Un fatto. portachiavi, sì, quella che ha fatto i tozzetti. Perché mio padre praticamente per Natale mi ha regalato una macchina nuova, anche perché quella che avevo, la Toyota, era vecchia, quindi abbiamo preso una Peugeot 208 usata. E quindi niente, anche quello è stato un bellissimo regalo di Natale, decisamente bello. Corrado mi guarda con disprezzo. Poi le mie cugine, allora, mi hanno regalato questo specchietto preso da Colors and Beauty con la Gigotti Swarovski sopra, carino. Questo lo metto poi in borsetta. Perché proprio G? Chissà perché, con la J ci devo stare. Mentre un'altra mia cugina è andata da Kiko e mi ha regalato questa spugnetta che ho usato oggi, la Makeup Blender. Questa non ho capito se va bagnata, io non l'ho bagnata oggi perché dice spugnetta per l'applicazione di fondenti a fluidi e colati. Non so, devo provare a bagnarla. Io oggi ho sfumato solamente il correttore perché è abbastanza comoda sul contorno occhi e che ha la puntina. Devo provare a bagnarla a vedere se cresce. Se ce l'avete, fatemi sapere così vado sul sicuro. Poi mi ha regalato questo qui che non ho mai provato e mi intriga molto, che è un brush cleanser, un prodotto spray, si spruzza qua, dice sul pennello. E poi da passarlo sulla velina. Io penso lo spruzzerò sulla velina e poi ci passerò il pennello, insomma, vabbè. Per pulire i pennelli così, per usarli subito. E poi mi ha regalato questa tinta per labbra, la numero, che numero è? La numero 105, che è un colore che io non avrei mai comprato, sinceramente, però l'ho provato ieri e non è malaccio perché non rimane così rosa baby, rimane un velo di brillantini carino. E poi ha da quest'altra parte invece il trasparente per renderla lucida. Non è malaccio. Mentre un'altra mia cugina mi ha regalato queste cosine troppo carine. Allora ha fatto una bustina con tutto questo zenzero che pizzica tantissimo. E poi credo abbia preso tutto da Zara Home, tranne le spezie. Questo qui, che è carinissimo. Adesso non so se lo lascerò così o questo lo userò per una cosa. I vasetti li metterò così sparsi. E ci ha messo dentro questi vasetti con il fiocchetto. Qua c'è il curry. Poi la curcuma. E la paprika, questa c'è scritto paprika forte, quindi è carinissimo. Adesso l'ho messo aperto tutto in cucina e penso che lo userò. Vabbè, il curry ci faccio la carne, il pollo, lo spezzatino qualche volta, e la paprika invece voglio usarla, provare a farla per le patate, perché secondo me dovrebbero venire buone, giusto? Prendile. Splendide, splendenti. Vedi, pure potevamo fare patate in padella, non ci ho pensato, Io non vabbè. c'entro, non parlare con me, non rivolgerti a me. Tu non ci sei. Ok, il fratello e la fidanzata del fratello di Corrado ci hanno regalato due cose per casa che noi abbiamo già riempito da Casanova, mi pare. Sì, Sì. era Casanova. Questo vasetto con il cestino dove noi abbiamo messo tutti, si toglie il vasetto, tutti i Meraviglioso. dolci che abbiamo comprato per Natale, Meraviglioso. che dovrei evitare di mangiare Che figa sicuramente. già si è mangiato i miei Ferrero Rocher Una mia amica si è mangiata un Ferrero neri. Rocher e vabbè, questo qui lo teniamo sul tavolino qui in salotto. Me lo passi l'altro? Sì, mentre. Sì, mentre. E in più ci hanno regalato questa qui che voglio assolutamente provare, sempre per la dieta naturalmente. Una piastra elettrica per i muffin che è troppo carina. Con questo disegnino è meravigliosa. Da questo parte la bici della dieta. Se Questa sì, veramente. Per fare la dieta serve questa piastra. no, non vi mettete a E dieta magari con faccio un video quando la provo la prima volta. me. Così. Magari prima provala, Prima poi fai un la video prova. No, in che diretta, tanto già se l'ho fatti. succede un incidente. L'ho filmato almeno.
Vabbè, Quindi questa qui, si può fare caso in carinissima. caso proprio per i vigili del fuoco, fai capire la Qual è dinamica. la dinamica dell'incidente? Palazzo prende fuoco. Mia zia invece mi ha regalato questo bagnoschiuma dell'erbolario. Me l'ha regalato un sacco di bagnoschiuma, pare che puzzo praticamente. Lavati, lavati. Questo qui dell'erbolario è buonissimo, che sai che una delle mie profumazioni preferite dell'erbolario è il papavero. Si è fatto niente con Marta, eh. Non è che... Vabbè, sì, ci hanno fatto uguale sia a me che a mia cugina, perché vabbè, insomma, sono andati sul sicuro. Mentre, passiamo... Corrado o tua madre prima? No, io non ho fatto niente. Facciamo prima tua madre. Mia madre. Ah, ah, vabbè, io mi sono comprata questa borsa datata. Vabbè, tu dopo. Quella te l'ho fatta io. No, tu mi hai fatto le scarpe. Non è vero. Ho preso questa borsa datata che, perché praticamente Corrado mi ha regalato un paio di scarpe che vi farò vedere dopo. E se prendevamo un'altra cosa, c'era la seconda cosa meno cara, veniva pagata la metà. Cosa? Hai detto un po' di volte cosa? Allora, Corrado mi ha regalato le scarpe che costavano una sessantina di euro, mi pare. E io ho preso questa borsa che stava a 40, l'ho pagata tipo, ma no, stava 20. Tipo a 59, l'ho pagata a 30, non mi ricordo, vabbè. Insomma, in totale abbiamo pagato una novantina di euro. Senso di affari che c'è stato, no? Vero. È molto molto carina, questa forma non ce l'avevo, naturalmente nera, ma non ci sono. Io ho anche difficoltà ad aprirla. Sì, un po' di difficoltà perché ha questa apertura un po' strana, cioè dovete girare qui... E slacciare. No, perché non hai il pollice opponibile. No. Sembra divertito. Quindi sia questa che la tragollina ed è molto comoda. Mentre la madre di Corrado ci ha regalato, oltre a una coperta bellissima di Zara Home, che però sta sul divano, quindi non ho preso, in questo scrigno, molto sobrio. Sobrissimo. Non so se si vede, ma... Però il regalo non è lo scrigno, lo scrigno no. L'abbiamo rubato a casa perché... Oddio, mi sa che così mi copro. Un po' sì, secondo me. Allora, oh. Andata da The Body Shop, perché qui appunto ve l'ho già detto quando vi ho fatto vedere il video degli acquisti o tutte le cose di Lush, c'è la vasca, quindi mi diverto a fare il bagno come i bambini. Ah, ho comprato le paperelle! Le paperelle, non ho preso, vabbè. E mi ha regalato da The Body Shop questo bagno schiuma al Fuji Green Tea, questo lo userò stasera. Chi non conosce il Fuji Green Tea? E poi lo scrub, sempre della stessa linea, uno scrub per il corpo esfoliante. Che okay. È tipo gelatinoso, sì, non è il solo con scritto lavate, no, forse è uno scherzo, lavate. Poi questi sali da bagno invece che sono alla vaniglia e lime, che sono carinissime queste confezioni. A fine video di che se qualcuno serve del sale da bagno li rivendi. Sì, ce l'ho tanti. E poi sempre dei sali da bagno abbinati al bagno schiuma e allo scrub che vendono in questa confezione di latta. Ah, ok, e poi stanno dentro da... Non io l'ho visto. Non l'hai visto? Non so se da mangiare quello. Non è da mangiare, cioè se vuoi provare. Questi sono carini perché hanno tutti i rametti dentro. Ma quello è per esempio da bagno? Sali da bagno, sì. Quindi tu fai il bagno tra i rametti? Praticamente. Stasera uno stagno? Provo questi, che dici? Perché ti arrivano più... le rane? No, le rane no. No, le rane no, no. In più mi ha regalato anche due candele, perché se ti fai il bagno che non le accendi due candele, giustamente. Questa sempre qui che è la vaniglia. E quest'altra invece che è all'anice, sempre di The Body Shop. E in più ci ha messo dentro anche tutte queste bombette da bagno. Della Yves Rocher, però queste sono. Ah, ha fatto un misto, non me l'ho accorta. Ecco, l'attenzione che ci mette nell'aprire i regali. Quindi, no, però è tutto di The Body Shop, tranne queste, credo. Vabbè. Questa al raspberry cos'è? La fragola? Raspberry no, strawberry fragola, no. Raspberry che è? Lampone? Boh, vabbè, raspberry. Forse lampone. Sono tipo delle pastigliette. Questa è la bourbon vanilla, al mango, questa è buona. Stasera voglio provare questa, alla noce di cocco, il cocco, buonissima. E poi all'olio d'oliva, questa qui. Quindi stasera mi diverto a sguazzare, perché Corrado, tra i tanti regali che adesso io non ho più perché me ne sono scordata in bagno. Non fa niente. Mi ha regalato anche le paperelle per fare il bagno di... Bellissime. Di Tiger, quelle tutte colorate, l'ho prese rosa, l'ho scelta io, rosa bianca. E una bianca. Poi Corrado mi ha regalato un orologio da mensola. Però mi si è fuso. No, dobbiamo metterci la batteria, quelli che sembrano tipo si sciolgono li mettiamo dietro a questo mobile che voi dovreste vedere. Da Esotica. Poi da Mondadori questo? Sì. Da Mondadori mi ha comprato quest'altro che è un libro, ha anche cancellato il prezzo, che è carino. Quello mi è costato, Non lo puoi vedere. Quindi, 16. Si vede. Vabbè. E questo mandala, poi non so mandala, sono per libri da colorare. Questo dei tatuaggi perché piace anche a lui semplicemente. Effettivamente è molto carino, cioè ci sono un sacco di cosine, alcuni li potete anche disegnare voi, vedete.
fanno vedere quello disegnato e altri potete disegnarli, quindi molto carino. Poi mi ha regalato, su mio consiglio, perché sono molto incuriosita da questi due libri, questo cofanetto di Marie Kondo che stava a 25 euro, se non sbaglio, vero? Pure i prezzi, non è carino? Vabbè, magari sono io. Non è professionale, mi e chiamano in privato. Comprende i due libri famosi di Marie Kondo. Scherzo, non chiamano in privato. Il magico potere del riordino e 90 selezioni di felicità. Quindi magari sta casa riesce a tenere in ordine. Magari. No, però so di persone che l'hanno letto e sono tipo impazzite a mettere a buttare tutto. Ripeto, quindi... non hai più scusanti per tenere in ordine questa casa. Poi mi ha regalato questo cofanetto di Deserto Oriente, proprio perché vi dicevo che ho ricevuto pochi bagnoschiuma quest'anno. Secondo me volevano dirmi qualcosa. Mi ha truccato le gambe il giorno dopo dicendo no, a me non mi piacciono Deserto Oriente. No, non è una cosa che io comprerei, però no, il profumo poi è molto buono e sono sicura che l'ha preso soprattutto perché al centro c'è il profumo, il bagnoschiuma e c'è il taccuino. Perché niente è lasciato a caso. Niente è lasciato a caso, quindi anche questo. Quindi piano piano non dovrò più comprare il bagnoschiuma per un bel po' di tempo. Quindi lei si fa il bagno e può prendere appunti sulle sensazioni che prova facendo il bagno con i sali. Vero, vero. Cioè, questo da Mauris, mi ha comprato questo qui che sono quei... libri che si possono, cioè finti libri dentro. Ah, dentro ci stanno gli altri due regali. Giusto. Si prende regali. Un finto libro che dentro però diventa, cioè una scatolina. Quindi questo l'ho messo in camera da letto. Tutto quello, Finto libro l'ho letto tutto. Poi mi ha regalato quest'altra agendina, ma riempita di agendine. Questa la vendeva in tabaccheria. Però dillo, spiega perché. Perché abbiamo i micetti. Quei micetti è identico al nostro. Questo è Jäger, che vorrei farvi vedere, ma credo stia dormendo. Magari un'altra volta ve lo farò vedere. Abbiamo Jäger, che è un gattino rosso, non così pelosetto. E poi Princess, che invece è quella antipatica. Princess, forse è Princess, non si sa ancora. Non si ancora, sì, non sappiamo ancora se è maschio o femmina. Però loro due vanno d'accordo, giocano, quindi va tutto bene. E poi mi ha fatto questa, come si chiama? Una gift card da Coin e domani andrò a comprarmi qualcosa. Non so neanche quanto ci ha messo dentro, è tutto un surprise. L'ho già detto. Ah no, è vero, non lo so. 5 euro. €4,90. E poi, sempre perché una c'ha 25 anni, mi ha regalato questo. Perché l'ho chiamato? Te lo ricordi come l'ho chiamato? Detto. Amilcare. Amilcare. Perché guardiamo Paperissimo. E mi fa ridere quando lo chiamano Amilcare. Sì. Va bene. E questo qui sta in camera da letto, naturalmente. Non male che non abbiamo figli, gli avrebbe donato la patria potestà. Oggi invece, la finanza. Ultima cosa, siamo andati a fare la spesa per pranzo, perché fra un po' è ora di pranzo, e ho trovato questo qui dalla Conad, penso si trovi ancora, sono quelle cose che avevano fatto i pacchetti regalo, e c'era questo qua dell'Argan, giovinezza naturale, valigetta viso, e c'è dentro per 12 euro l'acqua micellare per viso, occhi e labbra, detergente struccante, la crema viso idratante e le salviettine struccanti occhi e viso. Non l'ho ancora neanche aperta, però mi piaceva l'idea, perché tanto l'acqua micellare questa qui non l'avevo neanche mai provata e non dovrebbe avere né parabeni, né petrolati, né oli minerali, né paraffina, niente di niente, non so che cosa c'è dentro praticamente. Tutta roba naturale e olio d'argan, immagino. E l'ultimo regalo appunto sono i stivali, che adesso farveli vedere così non sarà proprio il massimo, perché praticamente sono degli stivali di tata e scamosciati. Sì. Yes. Con un po' di tacchetto, vedete, sono abbastanza comodi, molto lunghi, a me arrivano solo al ginocchio, si possono anche stringere alla parte alta e li potete mettere sia tutti i tirati su che morbidi, come vi pare. Sono veramente veramente carini, hanno la chiusura lampo da quest'altro lato, già li ho messi e mi piacciono. E poi ultima cosa, ieri dal cinese ho comprato questa camicetta. Questa io spero si veda, è una taglia unica, un po' grande anche volendo, però è comoda. Ieri l'ho messa con i leggings scuri, quelli push up di non mi ricordo, di Pompea credo, e in teoria qui si ritaglia adesso i passanti, perché tanto ci andrebbe una cinta ma non mi piace, e niente, una camicetta nera abbastanza comoda. E nulla ragazzi, quindi questi erano i miei regali di Natale, spero abbiate passato delle buonissime feste, che non abbiate mangiato tanto. Io ho mangiato tanto, molto, troppo forse. Giusto, sì, sicuramente. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio. Ciao!